battezzati e inviati è il tema della prossima giornata missionaria mondiale. Come tradizione si svolgerà dentro il perimetro, la cornice dell'ottobre missionario. Un ottobre missionario che però quest'anno è davvero speciale per volontà di Papa Francesco. La notizia l'abbiamo appresa leggendo una bella lettera che il Pontefice ha rivolto al prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Cardinal Filoni. Ebbene, in questa missiva Papa Francesco fa riferimento innanzitutto al centenario dell'enciclica Maximum Illud. Di che cosa si tratta? Di un'enciclica missionaria. Papa Benedetto XV scrisse questa lettera al popolo di Dio in un momento particolare. Si era appena conclusa la prima guerra mondiale, l'Europa era stata davvero sconvolta, lui definì quel conflitto una inutile strage. La verità è che l'Europa stava vivendo una profonda crisi culturale, non solo, c'era la piaga del colonialismo che riguardava quelle che oggi Papa Francesco chiama le periferie del mondo. Essere missionari è fondamentale, diceva Papa Benedetto XV, perché? Perché il messaggio evangelico va al di là delle logiche coloniali, dei nazionalismi, regionalismi o sovranismi che dir si voglia. Essere cristiani significa sentirsi davvero, come dire, noi diremmo oggi, cittadini del mondo. E credo che questo sia un messaggio, a pensarci bene, ancora oggi estremamente attuale. Ma in questa missiva Papa Francesco ha colto l'occasione anche per indire proprio questo ottobre missionario speciale. Il tema è, come vi dicevo poc'anzi, battezzati e inviati. E chiaramente siamo tutti chiamati, il popolo di Dio nel suo complesso, ad una decisa assunzione di responsabilità. Questo libro che ho tra le mani è titolato Battezzati e inviati. Oltre a contenere la lettera, la missiva di Papa Francesco al Cardinal Filoni, ci offre meditazioni bibliche, riflessioni sulle figure dei santi, quei missionari che hanno scandito la storia della Chiesa, 2000 anni di storia. Ci troviamo a Castel Volturno, viene spontaneo domandarsi come mai. Beh, questa è una terra meravigliosa, con una storia millenaria, e direi che questa è una parte dello stivale, del bel paese che ultimamente è venuta, come dire, alla ribalta a seguito del fenomeno migratorio, della presenza soprattutto di molti africani che vengono dalla Nigeria, dal Ghana, da altri paesi dell'Africa subsahariana. Perché siamo qui? Beh, direi che il senso, il significato è metaforico. Innanzitutto perché c'è questa storia, ma poi perché guardando all'attualità il fenomeno migratorio è uno di quei segni dei tempi con i quali dobbiamo confrontarci. E poi qui c'è il mare. Il mare richiama la missione dei pescatori, quelli del mare di Galilea. Nostro Signore, a pensarci bene, chiede a ciascuno di noi di lasciare le reti e di diventare pescatori di uomini. Dunque, se da una parte c'è il battesimo, c'è questa consacrazione, questa vocazione, questa chiamata che ci riguarda, dall'altra non possiamo rimanere con le mani in mano. Il Signore, se chiama, chiama per affidare a ciascuno di noi una missione, perché dobbiamo essere protagonisti. 2000 anni fa, a pensarci bene, era proprio Gesù Cristo, in carne ed ossa, che annunciava e testimoniava la buona notizia. Oggi il testimone passa a noi. La conversione, stando ai Vangeli, non è solo una questione di cambiamento di atteggiamenti dal punto di vista etico, morale, ma innanzitutto e soprattutto un cambiamento di mentalità, di modo di vedere le cose, noi potremmo dire di vedere il mondo. Ed è per questo che forse mai come oggi dovremmo capire che la cristianità non è un qualche cosa di identitario che ha a che fare con una realtà territoriale come il vecchio continente, come l'Europa. Ma davvero essere cristiani significa avere la capacità di guardare a quello che succede oltre la linea dell'orizzonte. Ebbene, proprio per questo motivo vogliamo proporvi alcune testimonianze. Partiamo proprio dalla Colombia.
vorremmo raccontarvi quella che è la storia di un missionario scalabriniano, padre Francesco Bortignon, il quale vive in un centro che è praticamente sì in Colombia, ma lungo il confine con il Venezuela. Pensate che ogni giorno da quelle parti ci sono 20.000 profughi, rifugiati che chiedono ospitalità in Colombia. Abbiamo chiesto a questo missionario, a padre Francesco, di essere lui a rispondere a questa domanda, quella del tema missionario, del tema della giornata, vale a dire che cosa significa essere battezzati e inviati per uno come lui. Veniamo dal Venezuela. Siamo qui perché mia figlia ha subito un incidente al braccio, al polso. Ella se le partió la muñeca. Mi hija tuvo tres días con esa fractura. Dopo tre giorni con questa frattura, non riuscivamo a trovare un ospedale dove la sistemassero. Quello che potevano fare era solo fasciare il polso, perché nell'ospedale in Venezuela non avevano il gesso. Ni siquiera gesso. Estamos en medio de una población móvil, como decimos. Siamo nel mezzo di una popolazione mobile, sfollata, rifugiata. O refugiados. La situazione in Venezuela è molto critica. Non c'è lavoro, non c'è nulla. Difficile recuperare anche il cibo. Persone, madri, spose, bambini, chiedono di avere diritto ad una speranza, ma però nell'immediato non la possono incontrare. Tiene il diritto a una speranza, però che nell'entorno non la puede encontrar. Y entonces digo, este es el Cristo de Belén por allá. Penso che le persone che incontriamo sono come il Cristo di Betlemme. I magi lo cercarono nel tempio, nella corte, nella capitale, quando invece stava tra i poveri. Credo che qui a Cúcuta è possibile vedere e toccare il Dio che si è fatto carne come noi. E toccare la carne real di un Dio hecho come nosotros. E entonces, come Iglesia, che stiamo qui per fare? E come Chiesa, cosa siamo qui a fare? A promettere il paradiso domani? Un poco lontano, visto che Gesù è venuto per aiutare a vivere bene qui e ora. Quindi dobbiamo condividere con loro sempre con la luce della speranza. La luce della speranza. L'invio nasce come una necessità, come un effetto spontaneo. L'invio nasce come necessità, come effetto spontaneo di questa ricchezza di speranza che abbiamo incontrato, della certezza che abbiamo e che è la certezza della fede. Diventiamo portatori, moltiplicatori di speranza attraverso un apostolato, un servizio umano, religioso e sociale. Religioso e sociale. Abbiamo iniziato il cammino in occasione dell'Ottobre Missionario proprio qui a Castel Volturno. In particolare ci troviamo nel Parco Saraceno. Questo è un ambiente in cui un tempo c'erano dei soldati americani che erano ospiti di una base militare locale. Successivamente c'è stato un insediamento di migranti che provengono dalle Afriche. Bene, la verità è che la missione oggi ha una valenza sempre più universale. Essere cattolici significa affermare, a pensarci bene, la globalizzazione perspicace, intelligente di Dio. Ma per capire meglio come oggi questa terra sia missione ad gentes, abbiamo con noi padre Daniele Moschetti. È un missionario comboniano, ha lavorato numerosi anni in Africa, inizialmente in Kenya,
nella periferia della grande capitale keniana, a Korokocho. Successivamente si è trasferito nel Sudan meridionale e attualmente si trova qui a Castel Volturno. E viene spontaneo domandarsi: che ci fa un missionario ad Agentes qui in Italia, qui a Castel Volturno? Beh, credo che ci sia una grande opportunità per noi missionari di accogliere quelli che per noi era l'Africa, l'Africa e gli africani che tornano, la missione che torna in Italia e torna in Europa. Quindi è fondamentale per noi missionari oggi rispondere indubbiamente accompagnando e cercando di aiutare nell'integrare questi immigrati che soprattutto qui a Castel Volturno vengono dall'Africa. Su 25.000 persone che esistono su questo litorale di 27 km ci sono la bellezza di quasi 5.000 regolari, ma anche 15.000 irregolari, e sono quasi tutti africani. Quindi davvero l'Africa che torna a casa. Quindi la missione non è più una categoria geografica, ma come dice Papa Francesco è una categoria esistenziale. Non ci sono solo le periferie geografiche distanti da noi, ma ci sono anche queste periferie esistenziali qui a casa nostra che ci interpellano. Per capire, comprendere meglio il servizio che i missionari comboniani svolgono qui a Castel Volturno, vediamo insieme il servizio. A Castel Volturno, già dalla fine degli anni Ottanta, si assisteva all'arrivo degli africani, perché vi era una grande domanda di lavoro nell'agricoltura, anche nell'edilizia, chiaramente una domanda di lavoro a nero, e agli inizi degli anni 90 già si incominciava a registrare il fallimento di un sogno del Castel Volturno turistica, costruita senza basi di legalità o progettualità, e su questo decadimento incominciarono a insediarsi i primi immigrati che trovavano tante case disparse lungo il litorale. Da allora fino ad oggi il fenomeno è sempre stato considerato un'emergenza, un bubbone infetto da estirpare, ma la Chiesa, esperta in umanità, diciamo, e anche nell'accoglienza, capiva che invece si trovavamo di fronte a un fenomeno epocale che andava gestito, governato, e quindi propose l'istituzione del centro Fernandez nel quale ci troviamo, di accoglienza per alcune situazioni particolari, ma soprattutto di servizi, quindi sportelli informativi, centri di ascolto. Quando io ero incinta di mio primo figlio, avevo mioma, ho conosciuto il padre Antonio di Centro Ferdinanda, la Caritas. Dovevo andare all'ospitale, sempre loro. E loro erano vicino a me. Ci siamo posti anche il problema di dare una risposta al bisogno di spiritualità. E difatti qui ci sono anche dei missionari comboniani, esperti d'Africa. Non c'è solo la presenza di una chiesa cattolica, ma c'è anche la presenza di circa 40 chiese pentecostali e due moschee, e dobbiamo dire che il 40% degli immigrati sono musulmani. Questo a noi non ha mai fatto paura, anzi penso che ci ha visti sempre insieme in tantissime iniziative, e dobbiamo continuare su questa strada. Cioè, noi oggi a Castel Volturno non parliamo di musulmani, non parliamo di pentecostali, parliamo di fratelli nella fede, sorelle nella fede. Battezzati e inviati. Mi sono ritrovato in un contesto multi tutto. E allora ciao. Cercare di vivere come un battezzato missionario qua, per me vuol dire soprattutto essere al servizio di un sogno, che è il sogno di Dio, o di una scommessa del Vangelo, che è possibile vivere insieme. Battezzati e inviati a chi? Agli immigrati, e aiutare anche chi è sul posto a far comprendere come o camminiamo insieme oppure correremo il rischio di perderci, e quindi nessuno si potrà mai salvare. La giornata missionaria mondiale, che ricordiamolo è promossa in Italia dalle Pontificie Opere Missionarie,
rappresentate dalla Fondazione Missio, rappresenta l'occasione propizia per capire che la missione di Cristo deve collocarsi nel cuore della Chiesa, di una Chiesa universale, aperta alle istanze, ai bisogni, alle necessità spirituali e materiali delle popolazioni dei 5 continenti. Il mare che ho alle spalle rappresenta, come dire, una riproposizione dell'esperienza battesimale. Dobbiamo attualizzarla. In altre parole, anche a noi oggi viene chiesto di passare le acque, di immergerci in quelle situazioni di sofferenza, ingiustizie e sopraffazioni che sono presenti nel nostro povero mondo. E l'esperienza della missionaria laica Anna Tomasi in Malawi, nelle carceri di Blantyre, lasciatemelo dire, la dice lunga. Oh nigga, last time Fumba was a prison, but as of now it's a college. Siamo nel centro di riabilitazione per i ragazzi dai 18 ai 22 anni, chiamato Vumbwe. When I look upon my relatives, no one can save my soul. It's only Jesus is Lord, my King, can save my soul. It's only Jesus. Di questi ragazzi che potete vedere, più della metà non sono stati a scuola. Su circa 300, forse 2 sono arrivati alle superiori. Quindi abbiamo 12 insegnanti esterni che vengono tutti i giorni, e il fatto di avere un ambiente anche abbastanza bello, io credo che pure l'ambiente aiuti a trasformare la persona. Perché se vivi in un ambiente miserabile, anche la tua vita te la senti miserabile. Se l'ambiente invece è favorevole, è più accogliente, ti aiuta a migliorare la vita. E quindi non chiamiamolo più carcere, perché come si vede tante scuole superiori qui in Malawi sono peggio di questa. È importante sentire e pensare e vivere in positivo, fin da quando sono dentro. Quello su cui insisto e che dico e che predico ogni volta ai grandi, ai piccoli, ai giovani, ai vecchi, che se non cambiate finché siete dentro, non cambierete quando uscite. Qui siamo nel nostro centro, che chiamiamo Sisisi Trust. Sono 3 parole in Cicewa: Cifundo, Cilongamo, Citukuko. Carità, onestà e progresso. 3 parole che abbiamo scelto con i ragazzi, usciti dal carcere, come primo impegno. Secondo, di poter offrire loro anche un lavoro una volta che sono usciti, e poter avere anche dei fondi, invece di chiederli sempre all'estero, per poter aiutare chi è in carcere. Siamo battezzati, siamo inviati, sono qui come missionaria inviata in forza del mio battesimo. Quello che facciamo, lo facciamo per portare questo amore del Padre ad ogni creatura, soprattutto a chi è considerato ancora oggi poco di buono. E il mio messaggio è sempre quello di dire: no, voi valete, voi avete un'importanza agli occhi di Dio e anche agli occhi della gente, anche nel vostro paese. Se pensate che qui abbiamo iniziato solo con ex carcerati, che gli altri avrebbero buttato via, che nessuno avrebbe voluto. E questo è quanto abbiamo realizzato grazie alla fede. It's only Jesus is Lord, my King. It's only Jesus is Lord, my King. It's only Jesus is Lord, my King. Can save my soul. Nel suo documento programmatico, Papa Francesco, quello del suo pontificato intendo, vale a dire l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, il pontefice dice che la Chiesa deve essere in uscita, ma questo perché l'andare è la legge della fede e dell'esistenza cristiana. La Chiesa in uscita è una Chiesa capace di incontrare e confrontarsi con ogni genere di alterità. E questa è l'esperienza, ad esempio, dei nostri missionari che lavorano in Thailandia.
Quella chiesa ha celebrato recentemente i 350 anni di evangelizzazione e io nel servizio che segue vi inviterei a riflettere sulle parole che dice il Cardinal Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, perché ci rammenta che in fondo tutti quanti dobbiamo essere missionari. Noi come battezzati abbiamo la responsabilità di sentirci parte di quest'opera missionaria. Il battezzato non è colui che ha ricevuto un dono e se lo tiene per sé. Il battezzato è colui che, avendo ricevuto un dono, lo mette già a disposizione degli altri. Quindi in questo senso anche battezzati e inviati. L'annuncio di Gesù Cristo libera loro dalla paura. Proprio ieri abbiamo incontrato una nuova famiglia, siamo andati a benedire la casa di una nuova famiglia che ha deciso di intraprendere la strada di preparazione al battesimo e ha deciso di conoscere di più Gesù Cristo. Tutta la comunità si è riunita e lì si è svolta una liturgia semplice di liberazione proprio dagli spiriti. Ecco, allora che abbiamo benedetto la casa, abbiamo benedetto quelli che erano gli strumenti che una volta utilizzavano per sacrificare agli spiriti, abbiamo benedetto gli animali che erano riservati agli spiriti, siamo andati a benedire i campi per scacciare le paure dalla loro vita e questo è proprio il messaggio del Vangelo, un messaggio di liberazione che porta ad essere, a vivere da protagonisti senza paure e ad essere liberi. Penso che i missionari ancora oggi siano un po' come le teste di ponte delle nostre chiese, delle nostre facoltà, dei nostri gruppi giovanili, delle nostre anche ricerche di stili pastorali nuovi. Quindi io quasi inviterei a sfruttare maggiormente i missionari per andare con loro in quelle terre dove gli slogan o gli obiettivi o anche le nostre fatiche possono trovare nuove idee, nuovi stimoli, nuove provocazioni e arricchirci, arricchire noi che siamo già battezzati, arricchire coloro che vivono similmente a noi il bene anche se non sono battezzati. Tutti siamo inviati, sotto tutti i punti di vista, prima di tutto con la partecipazione della preghiera, poi con la partecipazione anche attraverso il contributo per sostenere l'opera di evangelizzazione, terzo con quella solidarietà che dobbiamo sempre dare a questi nostri missionari e catechisti perché sentano che non sono isolati ma hanno dietro di loro una chiesa che li accompagna. Battezzati e inviati, questo è il tema della giornata missionaria mondiale e questo è il tema dell'ottobre missionario speciale indetto da Papa Francesco. È un'occasione per fare memoria della missione, di un impegno battesimale che ci spinge ad uscire fuori le mura, che ci spinge ad annunciare e testimoniare la buona notizia, dunque ad essere inviati nel nome del Padre per un Vangelo che è buona notizia. Ma per passare dalle parole, dalle buone intenzioni ai fatti, e Papa Francesco ci offre alcuni spunti, alcuni suggerimenti. Innanzitutto la preghiera che è la prima forma di apostolato. Ricordiamo che la patrona delle missionarie e dei missionari in giro per il mondo è una contemplativa, Santa Teresina del Bambino Gesù, e questo la dice lunga. Papa Francesco insiste anche sulla riflessione teologica, biblica, perché essere missionari significa masticare il Vangelo, significa essere capaci di ruminarlo per poterlo poi condividere. E questo implica anche delle scelte che siano davvero coerenti, soprattutto in linea con quella che è l'affermazione di una fraternità universale. Dobbiamo mettercela tutta per combattere quella che lui denuncia, stigmatizza continuamente, la globalizzazione dell'indifferenza.
E c'è un altro aspetto importante, un altro suggerimento che viene sempre da Papa Francesco e riguarda la carità, le opere di carità. Significa affermare la solidarietà nella consapevolezza che viviamo in un mondo villaggio globale segnato da una crescente, profonda divaricazione tra gli estremi. Da una parte c'è una ricchezza concentrata nelle mani di un manipolo di nababbi e le masse sono impoverite. Essere cristiani significa capire col cuore e con la mente che abbiamo un destino comune. Dunque la nostra carità deve essere sempre orientata al prossimo. Un ultimo suggerimento riguarda le vocazioni missionarie. Noi leggiamo nel Vangelo che la messe è abbondante, è tanta, ma gli operai sono pochi. Questa è un'assunzione di responsabilità che riguarda in particolare la nostra Chiesa italiana. Ricordiamo che negli anni 90 i missionari italiani erano circa 24.000, oggi sono meno di 8.000. È evidente che la missione non è solo questione di numeri, di aritmetica, ma innanzitutto e soprattutto di qualità, ma è necessario un risveglio missionario. Capire, comprendere col cuore e con la mente che ognuno di noi è chiamato a vivere il proprio battesimo, missionariamente.